Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli. Giornata siciliana per Elis Line. Aenna, il segretario nazionale del PD, ribadisce il suo no all'autonomia differenziata. Aumenta le diseguaglianze e mette a rischio i diritti fondamentali delle persone. Nessuna tregua nell'emergenza spazzatura. A Palermo i rifiuti invadono le strade dello ZEN. A Catania l'immondizia deturpa il lungomare e guasta le giornate dei bagnanti. Fabbrica del falso, recapitava a Catania a casa degli acquirenti borse e accessori griffati. Gli ordini avvenivano online. 11 indagati alla polizia postale tra Catania e Napoli. Studenti fuori sede in cerca di casa a Catania. Oltre 2.700 le domande a fronte di una disponibilità di appena 680 posti. I sindacati chiedono un confronto con Ersu, Ateneo e Comune. 80 anni fa lo sbarco degli alleati in Sicilia. Sino al 17 luglio numerose le iniziative a Catania per ricordare l'operazione Aschi. Il tempio di Segesta riapre al pubblico a 20 anni dalla sua chiusura per problemi di sicurezza. Da oggi i visitatori potranno entrare all'interno dell'edificio sacro ed ammirare una mostra interattiva. Innamorato di Catania, l'ex tecnico rossazzurro Pasquale Marino, protagonista della promozione in Serie A del Catania del 2006, si racconta al nostro telegiornale. Bentrovati a Sicilia 24, giornata siciliana per Elis Line. Il segretario del PD questa mattina, Enna, ha ribadito il suo fermo no alla proposta Calderoli sull'autonomia differenziata. Aumenta, dice, le differenze e mette a rischio i diritti fondamentali delle persone. La Line nel pomeriggio sarà a Palermo per un incontro a Palazzo dei Normanni. Luca Ciliberti. Elis Line torna in Sicilia per parlare di fondi del PNRR e per denunciare i rischi dell'autonomia differenziata. Il segretario nazionale del Partito Democratico nella sua giornata sull'isola si muove tra Enna e Palermo per cercare di dare voce all'opposizione al governo nazionale e regionale su due temi che interessano direttamente proprio la Sicilia. Un'iniziativa che vuole denunciare quali sono i rischi dell'approvazione di questo nefasto disegno di autonomia differenziata di Calderoli. Un disegno che vuole spaccare ulteriormente il paese, aumentare le diseguaglianze che colpiscono soprattutto il sud di questo paese. Non dimentichiamo che cosa vuol dire scavalcare il Parlamento per fissare i livelli essenziali di prestazioni, che vuol dire mettere a rischio i diritti fondamentali delle persone in una terra come questa. La leader nazionale del Partito Democratico parla di una riforma, la Calderoli, che rischia di spaccare il paese, una riforma che non avrebbe visto il confronto con le regioni, che non avrebbe tenuto conto dei livelli essenziali di prestazioni, ovvero di accesso alla salute, della scuola, del trasporto pubblico. La Schlein denuncia altresì che il governo attuerebbe una riforma in assenza di risorse, ovvero senza mettere un euro per colmare il gap tra nord e sud. Ci stupisce che ci siano dei presidenti di regione che soltanto per la loro appartenenza politica non contrastano questo disegno, perché è chiaro il suo effetto, tanto chiaro che addirittura abbiamo visto le dimissioni di alcuni autorevoli esperti come Bassanini, come Amato, dalla commissione che aveva istituito il ministro Calderoli per la fissazione dei LEP. A Enna c'è lo Stato Maggiore del Partito Democratico tra deputati e senatori eletti in Sicilia. Colpisce poi la presenza al tavolo di Mirello Crisafulli, il barone rosso che è sopravvissuto a tutti i cambiamenti del partito nell'isola e che ha sostenuto la Schlein all'ultimo congresso nazionale dei Dem. Le convulse operazioni di salvataggio dei migranti a bordo di tre imbarcazioni in difficoltà svolte dalla Open Arms l'1 agosto del 2019 sono oggi al centro della deposizione di Francisco Gentico, volontario della ONG catalana Teste di Parte Civile, al processo al ministro Salvini, imputato a Palermo per sequestro di persone e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito lo sbarco a Lampedusa dei profughi presi a bordo della nave spagnola. Salvini è presente in aula. Il testimone ha raccontato come si svolsero i soccorsi dei migranti, ai quali poi è stato impedito l'attracco a bordo. La situazione era fuori controllo, ha detto il volontario. E cambiamo argomento, a Palermo è ancora emergenza rifiuti, oggi vi documentiamo la situazione allo ZEN, dove muri di immondizia invadono le strade del quartiere. Marco Gullà. Auto bruciate, cassonetti stracolmi, marciapiedi asfaltati dall'immondizia, topi, insetti, zanzare. Siamo allo ZEN, le immagini che vi mostriamo sono più che eloquenti. Incontriamo anche il presidente di un'associazione che da anni denuncia il degrado in città. Con lui facciamo un giro all'interno del cuore dello ZEN.
Ma questo ma è assurdo! Cosa hai trovato? Assessorato Agricoltura e Foreste, perizia di variante suppletiva. E l'archivio della Regione Siciliana, via Rocchi Marciano. 28... Ma queste dovevano essere mandate al macero, non in via Rocchi Marciano. Alcuni residenti ci dicono: siamo abbandonati, invasi dall'immondizia e dai topi. Nessuno viene a pulire. Questa situazione va avanti appunto dal 2015. Abbiamo interessato tutti gli organi comunali, ma di concreto nulla è stato fatto. Le discariche si formano continuamente e per eliminarle le casse del comune, quindi noi cittadini, che paghiamo tra l'altro la Tari, dobbiamo sopportare enormi spese per poter oggi eliminare tutte le discariche che ci sono nelle vie del quartiere. Secondo me ci vorrà più di una settimana, con mezzi e uomini notevoli. E in effetti alcune strade del quartiere sono indecenti per i cumuli di immondizia di ogni genere. La situazione è di emergenza anche in altre zone di Palermo, come Bonaggia, Cep, Brancaccio e Ballarò. Gli incendi di cassonetti sono all'ordine del giorno, o meglio, della notte. Un'emergenza, come sempre, senza titoli di coda. E ci spostiamo a Catania, alla Scogliera, dove percorsi da gimcana per i bagnanti esasperati contro l'inciviltà e costretti a muoversi tra rifiuti di ogni tipo prima di poter effettuare il proprio tuffo a mare. Abbiamo percorso il lungomare da Piazza Europa sino ad Ognina e vedete cosa ha trovato Orazio Longo. Tra i fichi d'India e il mare, alla Scogliera di Catania non mancano bottiglie di plastica, di vetro, bicchieri abbandonati, sacchetti di carta e anche l'ago di una siringa. E se qualche granchio sembra quasi spaesato, i bagnanti sono invece costretti a percorsi da gincana per raggiungere l'agognato specchio d'acqua in cui tuffarsi. Poi c'è chi torna indietro dopo un paio di bracciate con qualche ricordino che non per forza è un pesce da mangiare. E insomma le tocca anche questo, raccogliere la... Capita che leviamo un po' di spazzatura di qualche incivile che la lascia qua. Qui siamo sulla Scogliera che si estende dopo Ognina verso Acicastello. No, niente, qua è un continuo. Raccolgono però poi sempre la stessa cosa. Ci vorrebbe di sera venire qualcuno proprio a prenderli e fargliela mangiare. Veniamo sempre, da tanti anni, e ogni volta è così. C'era un ragazzo che puliva, in più lo prendevano anche in giro. Non è che manca la pulizia, manca l'educazione da parte nostra a non buttare le cose e lasciarle così per come. Magari là avranno dormito, non lo so, qualcosa, ma siamo già nella stessa situazione di una settimana fa. Questa invece è Piazza Europa col solarium che guarda San Giovanni Licuti in fondo, ma che fortunatamente non guarda cosa c'è sotto le proprie tavole di legno. Come potete vedere ci sono da quella parte legni buttati in mezzo agli scogli. Qua siamo in un'area che praticamente non si può nemmeno uno sdraiare perché ci sono vari rifiuti di ogni genere. E allora, se certo ci si aspetta efficienza da chi è preposto per mestiere a raccogliere la spazzatura, un'efficienza che è giusto richiedere a gran voce, una amara verità è anche però che non sempre, purtroppo, il cittadino fa il suo per mantenere puliti e dignitosi gli spazi pubblici, a discapito sì di altri cittadini, ma anche, e questo chi sporca spesso non lo pensa, di se stessi. Un medico di Catania, residente da anni a Messina, è morto in un incidente sulla statale 114 all'altezza di Giambilieri Marina. L'uomo, 28 anni, era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto. Le condizioni del giovane, specializzando al Policlinico di Messina, sono apparse subito gravissime. È morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Salgono così a 3 in meno di 24 ore le persone morte in incidenti stradali a Messina e provincia. Un'indagine della Polizia Postale ha permesso di scoprire una fabbrica del falso che recapitava a casa tramite delle ordinazioni che venivano effettuate online, cioè su internet, prodotti griffati. 11 gli indagati tra Catania e Napoli. Sentiamo Natale Bruno. La borsa griffata, l'orologio di marca, un accessorio costoso, bastava ordinare, la fabbrica del falso lo recapitava a casa. Tutto tramite il web.
C'erano pure le richieste ad personam nella rete del contraffatto scoperto dalla Polizia Postale delle comunicazioni nell'ambito di un'attività di indagine finalizzata al contrasto della vendita online di abbigliamento e accessori di marchi contraffatti. 11 le perquisizioni domiciliari informatiche svolte tra Catania e Napoli da agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Servizio Polizia Postale delle Comunicazioni nei confronti di altrettanti indagati per reato di associazione a delinquere finalizzata all'introduzione nello Stato e al commercio di prodotti con segni falsi e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Tra i presunti responsabili c'è anche una persona residente a Catania attualmente sottoposta agli arresti domiciliari perché coinvolta in un'altra indagine per traffico di sostanze stupefacenti. Il contrasto della contraffazione passa anche attraverso il terreno virtuale ed è proprio da un monitoraggio della rete a tutela delle imprese e dei lavoratori che è nata l'indagine, che adesso passa in una seconda fase, cioè dopo l'individuazione dei gruppi che sui social, sui gruppi di messaggistica gestivano questa attività illegale, la seconda fase delle indagini dirette e coordinate dalla Procura distrettuale si indirizzerà verso l'identificazione di coloro che realizzavano queste merci contraffatte. Adesso dunque caccia ai produttori di oggetti griffati, produttori che realizzavano in maniera quasi perfetta gli oggetti, tanto che le richieste lievitavano in maniera esponenziale grazie anche al passaparola. L'indagine ha consentito di evitare danni alle imprese del settore, essendo stati rinvenuti e sequestrati numerosi capi di abbigliamento e accessori falsi, riconducibili a famosi brand, nonché i dispositivi utilizzati per pubblicizzare online la merce, che verosimilmente contraffatta, veniva venduta a prezzi considerevolmente inferiori a quelli ufficiali. Posti letto insufficienti per gli studenti universitari a Catania, soltanto 680 posti peraltro già occupati a fronte di 2.731 richieste di alloggi. I sindacati chiedono un confronto urgente con Ateneo, Ersu e Comune. Tonino De Mana. Oltre 2.700 richieste, 2.731 per l'esattezza, a fronte di 680 posti, peraltro già assegnati. Emerge in tutta la sua problematicità la gran alloggi per gli studenti fuori sede di Catania, costretti a fare la spola tra la casa dei genitori e l'università, oppure a sborsare cifre fuori budget e fuori controllo per trovare un monolocale o addirittura una stanza. Se al nord un mese fa è andata in scena la protesta degli studenti in tenda davanti agli Atenei, anche al sud i costi continuano a crescere. Laurearsi oggi rischia di diventare un lusso perché, oltre alle tasse di iscrizione e al caro libri, bisogna fare conti appunto con il caro affitti. Appena il 36% degli studenti iscritti all'Università di Catania ha la disponibilità di un alloggio pubblico erogato dall'ente regionale del diritto allo studio, e questo è un problema perché costringono questi studenti a erogare e quindi a buttarsi su un contratto privato. Studenti e sindacati chiedono da tempo un confronto con l'Ateneo, l'Ersu ed il Comune di Catania. Questa emergenza abitativa ha colpito anche gli studenti, soprattutto gli studenti che hanno famiglie alle spalle con redditi più fragili, per cui occorre intervenire al più presto. Non bastano i fondi del PNRR che dovrebbero portare sì soluzioni ma a lungo termine. Noi riteniamo che la stessa università, lo stesso governo nazionale debba prendere provvedimenti a breve scadenza per invogliare i locatori ad affittare le case anche agli studenti, anche quelli che hanno famiglie con redditi medio-bassi. La CGIL di Catania, per bocca di Rosaria Leonardi, chiede e si chiede che fine ha fatto il progetto dei campus universitari. Immaginiamo che vada ripreso un progetto di qualche anno fa che guardava i campus universitari al centro storico di Catania, recuperando una serie di immobili in disuso, tra cui gli ospedali che si trovano tutti nella stessa zona del centro storico e che si collegano anche con la struttura dei Benedettini, con cui si potrebbe ancora una volta provare ad avviare un sistema di formazione integrata che sia innovativo, che crei anche agli studenti tutta una serie di offerte in più. CGIL e Sunia stanno proponendo la compilazione di un questionario che possa fornire una fotografia reale della situazione, proponendo anche soluzioni a media ed a lunga scadenza. Al via i cantieri per l'ammodernamento delle ferrovie in Sicilia. Entro l'anno saranno tutti operativi, ma nell'isola l'alta velocità resta un miraggio. RFI
parla di alta velocità light con punte di 200 km orari, ma alla regione i pendolari chiedono modifiche e integrazioni al progetto. Lorena Dolci ne parlerà con l'assessore regionale ai trasporti Alessandro Aricò, con il rappresentante del comitato dei pendolari Giosuè Malaponti e con l'ingegnere dei trasporti Roberto Di Maria alle 14.30 dopo il TG su Telecolor e in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Inviate i vostri messaggi al 342 7455 005. Adesso una pausa, tra poco. Eccoci di nuovo insieme. Si è aperto a Catania il forum internazionale che ricorda lo sbarco in Sicilia, quella che passò alla storia come Operazione Aschi. Fino al 17 luglio diversi momenti commemorativi previsti in varie località dell'isola, mentre il Museo dello Sbarco alle Ciminiere di Catania prolungherà gli orari di apertura. Orazio Longo. L'anno zero dell'esistenza siciliana. Così l'ha definito il 1943 lo storico Alfio Caruso, intervenuto all'80° anniversario dello sbarco in Sicilia, quella che è passata alla storia come Operazione Aschi. Una svolta cruciale sia da un punto di vista militare durante la Seconda Guerra Mondiale, sia da un punto di vista culturale nella comune condivisione dei valori democratici. Ma anche dal punto di vista economico, le più importanti scelte economiche vengono fatte in Sicilia e poi confliggeranno nel piano Marshall che a breve, nel 1947, verrà poi dato proprio come un momento di ricostruzione importante. Oggi l'apertura del forum organizzato dalla città metropolitana di Catania assieme all'International Forum Peace, Security and Prosperity e al quotidiano La Sicilia. Oggi è un'opportunità per ricordare il sacrificio che noi abbiamo fatto insieme e anche per parlare dell'importanza della libertà, democrazia, uguaglianza, i diritti umani. E quindi perciò un giorno abbastanza speciale quando pensiamo come alleati nella nostra storia ricca insieme. Per il generale di divisione Maurizio Angelo Scardino, quella di oggi deve servire soprattutto come testimonianza per le nuove generazioni. Le future generazioni sono proprio l'obiettivo di queste celebrazioni, perché sono proprio loro che dovranno passare il testimone in avanti, nel tempo, in maniera tale che non si verifichino mai più quegli episodi. Diversi momenti commemorativi previsti in varie località della Sicilia fino al 17 luglio, mentre è previsto un prolungamento straordinario dell'apertura del Museo dello Sbarco di Catania con ultimo ingresso alle 17 fino al 10 luglio. Riapre dopo 20 anni il Tempio di Segesta. I visitatori potranno adesso accedere all'interno dell'edificio sacro che finora era stato possibile vedere solo dall'esterno per motivi di sicurezza. Laura Spanò. L'antico Tempio dorico di Segesta torna ad accogliere al suo interno i visitatori che possono interagire con l'installazione di Gandolfo Gabriele Davide e con le azioni rituali suggerite dall'artista. Chiuso al pubblico da quasi 20 anni per motivi di sicurezza, il Tempio riapre accogliendo i visitatori che potranno accedere all'interno del maestoso edificio sacro nel corso della giornata e in alcune aperture serali. La mostra non è solo un'installazione di land art, ma è un'esperienza profonda, un autentico segno di rispetto nei confronti del parco archeologico. Il progetto è un invito a riflettere e dialogare con l'ambiente circostante, perdersi e ritrovarsi in una natura potente e presente, connettersi, cercare spunti per narrazioni diverse, stringere cerchi lontani e ritrovare simboli comuni da condividere, immergendosi nel cuore più ancestrale della città stratificata dell'antica Segesta. Inaugurata ieri sera, la mostra, curata dallo storico dell'arte Lori Adragna e dal direttore del Parco Archeologico di Segesta Luigi Biondo, si snoda in un percorso punteggiato dalle opere, arricchito da una sezione curata dalle archeologhe Maria Cecilia Parra e Chiara Michelini, impegnate da anni nelle indagini archeologiche dei siti siciliani di Segesta e di Entella. Per l'assessore regionale ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, aggiunge un altro tassello alla migliore fruizione di questo straordinario sito archeologico, già ricco di scoperte come quella nella Casa del Navarca, nell'Acropoli Sud dell'insediamento. La mostra sarà visitabile fino al 19 maggio 2024. Adesso ancora una breve pausa e poi ascolteremo l'ex allenatore del Catania, Pasquale Marino. A fra poco.
Eccoci alla pagina dedicata allo sport. L'ex allenatore rossazzurro Pasquale Marino, intervenuto alla serata di gala dell'Associazione Italiana Allenatori, racconta al nostro telegiornale il suo legame con la città di Catania. Angelo Gagliano. Per i catanesi è Pasquale, l'ex allenatore rossoazzurro, protagonista della promozione in Serie A del Catania del 2006, torna sempre con piacere all'ombra del vulcano. Stavolta l'occasione è il galà di fine anno dell'Ajax. Rilassato e sorridente, Marino ricorda con grande piacere gli anni passati in rossoazzurro, prima da giocatore, poi da allenatore. Ho conosciuto persone vere, la gente mi ha sempre voluto bene e, come ho detto in altre occasioni, dopo da allenatore sono rimasto sempre Pasquale per la gente, nessuno mi ha mai chiamato mister. Sono innamorato di questa città. Ci sono stati tanti tentativi negli anni per ritornare e non c'è stata mai l'opportunità. Profondo conoscitore del calcio, Marino mette in guardia sulle difficoltà e le insidie del campionato di Serie C. Il girone C è veramente duro, come si è dimostrato negli ultimi anni, società che hanno impiegato tanti anni per fare salto di categoria, quindi è veramente impegnativo. Fra l'altro c'è una retrocessa come il Benevento, il Crotone non ha vinto il campionato perché il Catanzaro ne ha fatto una parte. C'è anche il Palermo che andrà a giocare in Serie B, con idee molto chiare quest'anno da parte del Palermo. Sì, la proprietà inglese è stata chiara fin dall'inizio, dovevano prima consolidarsi nella categoria, quest'anno già stanno facendo degli innesti importanti per fare un campionato di livello superiore rispetto allo scorso anno, che per un non nulla non sono riusciti a fare i playoff. Fermo per scelta, per tornare in panchina, Marino aspetta la proposta giusta. Sono diventato un po' più grande, quindi spero di trovare la soluzione giusta, non ho fretta, se c'è la possibilità di iniziare dal ritiro bene, se no aspetterò, vediamo quello che succede. Il gala di fine anno dell'Ajax, al quale hanno partecipato i vertici provinciali e regionali della Federcalcio, è servito a tracciare il bilancio della stagione appena conclusa. Da due anni fortunatamente a livello numerico registriamo una crescita sempre continua. Non è mai facile, perché associare le persone bisogna convincerle, far capire quali sono, diciamo, i prodotti che offre l'Ajax, no? Tutti i servizi che offre l'Ajax. Riconoscimenti sono stati assegnati agli allenatori della provincia di Catania, vincitori di campionato. Adesso andiamo al calciomercato. Pietro Ceccaroni è il quarto acquisto del Palermo per il prossimo campionato. L'ufficialità dell'ingaggio del difensore ex Venezia è arrivata in mattinata. Il giocatore 27enne, che arriva a parametro zero dopo essersi svincolato, ha firmato un contratto di 4 anni. Ed era l'ultima notizia per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.